La civica enoteca maceratese, nata per opera della Camera di Commercio di Macerata, in stretta collaborazione con il Comune e la Provincia, indirizzata ad accrescere e riqualificare il centro storico della città, ha come suo obiettivo principale quello di sviluppare l'immagine turistica del territorio, legandola anche ad eventi culturali, con la promozione di prodotti e produttori tipici locali. È una grandissima soddisfazione perché abbiamo avuto la fortuna di avere tutte le aziende del territorio, tutte le cantine del territorio che hanno aderito comunque a questa iniziativa della Civica Enoteca. Abbiamo 28 adesioni, le aziende dovrebbero essere 29, quindi siamo veramente ad una percentuale altissima, ma il bello è che dal prossimo anno anche l'ultima cantina che mancava ha detto che verrà con noi e condividerà questa esperienza. Ma io credo che la cosa più importante è che in questo posto ci sia stata una tale affluenza di persone che hanno condiviso le emozioni, i sapori, i profumi che abbiamo voluto in qualche modo proporre, ed è stata una grandissima esperienza perché la gente che è entrata qui ne è uscita soddisfatta. Molta soddisfazione anche nelle parole del vice sindaco Irene Manzi. Ci fa molto piacere fare questo primo consuntivo di 6 mesi di attività insieme alla Camera di Commercio con cui abbiamo costituito questa enoteca civica e che dimostra la forza dell'investimento fatto su questo spazio. Sono stati numerosi, circa 6.000 i visitatori che dal giugno di quest'anno hanno visitato, hanno animato questo spazio, che costituisce realmente uno dei nuovi punti qualificanti, cardine del turismo e della città.